il Deve Parquet nella linea Prato Vecchio, trattando materiali di recupero, ha creato una nuova linea che si chiama Legno Divino, recuperando da barricche dismesse dei pavimenti, dei tappeti, dei mobili, degli arredi e altro ancora. Per la linea pavimenti abbiamo pensato a delle piastrelle di 32x64 realizzate con l'interno della duga, montando la botte praticamente abbiamo in mano una duga. Adesso da questa duga dovremo tirare fuori il materiale per creare il pavimento e andiamo a dividere la duga in tre fette, prendendo la parte interna col rosso del mosto, la parte esterna con ancora i segni dei cerchi e con la parte interna chiamata cuore di duga facciamo un altro pavimento, che il primo prodotto è il Cabernet, che è 32x64, è una mattonella che ancora contiene il mosto rossa di vino, trattata, comunque protetta per essere poi pulibile. Quell'incasto è maschio e femmina da tutti i lati, adatta per fare sia un pavimento che un rivestimento. Lo spessore è 15 mm, sempre composta in tre strati, è un prodotto ingegnerizzato per essere posato da chiunque lavori nel settore dei pavimenti in legno. Abbiamo poi il Kenin Blanc realizzato, questa è la metà di una quadrotta rettangolare che è 32x32, forma anche 32x64, è realizzata col cuore di duga, la parte centrale della duga che avevamo detto prima. Naturalmente ci sono tutti i segni del taglio della sedia che dimostrano la manualità della lavorazione. L'imperfezione della lavorazione è data proprio dal tipo di prodotto ostico da farsi lavorare. Comunque è stato creato per essere sempre usato come pavimento che come rivestimento. Poi il Merlot, che è un altro disegno formato da una duga perimetrale con un incastro a coda di rondine e praticamente con un montaggio a pettine degli elementi che messi insieme formano una pavimentazione particolare e così anche un rivestimento a parete nel caso che vuole essere a parete. Lo spessore, come ripeto, è sempre 15 mm corredato di incastro maschio e femmina in tutti i lati. Abbiamo poi realizzato sempre con le dughe il pavimento chiamato Onda, ricavato da una duga, da uno spessore della duga, assemblando più dughe una accanto all'altra. Abbiamo poi affettato il tutto per l'altro senso, ingegnerizzando il prodotto siamo riusciti a realizzare degli incastri maschi e femmine anche nel lato curvo, realizzando praticamente dei pannelli. Questi pannelli sono dei rivestimenti, possono essere piani di tavoli, sempre spessore 15 mm lavorato in tre strati. È un prodotto che può avere delle finiture a cera, comunque essere protette per qualsiasi tipo di uso. Sempre dalla botte con il coperchio, perché non abbiamo buttato via più niente, abbiamo realizzato un ottagono che praticamente con l'ausilio di un quadrotto di giunzione formiamo il pavimento che si chiama tocaio.